Attenzione, in questo video assisterete alla sfida più folle della storia dei videogiochi. E sfortunatamente mi sa che non sarà l'ultima, non ne posso più, voglio morire. Uccidetemi! Salve gente, sono Jack, Gaming Knowledge, e benvenuti in questo video di Skyrim Special Edition. Siamo qui a Markrath, sono andato a posare un po' di roba nella capanna di Anise, o Anice, o Anide, non mi ricordo. E ho anche fatto un po' di trasformazioni di oggetti incantati, cioè li ho disfatti, e questa cosa mi ha fatto ottenere dei punti in alchimia, mi pare, o qualcosa del genere, e sono salito di livello. Perciò adesso probabilmente starò mezz'ora a cercare di capire come spendere i miei punti. Vabbè, direi di fare questo potenziamento, visto che comunque l'armatura leggera è quella che teniamo di solito. Allora, dobbiamo entrare in questa locanda, continuare l'esplorazione qua in giro. Ho posato tutta la roba, ho venduto. Ok, compagnia dei commercianti. Dovrebbe essere giorno, perché il mio personaggio ha le statistiche abbassate, nonostante stia piovendo. È soltanto la folla del mercato. Rimettiamoci al lavoro. Ehi tu, se sei qui per commerciare, vieni al bancone. Che stronza. Non mi piacciono i tuoi occhi. Nascondono una luce famelica. Devi andartene. Come devi andartene? No, non sono Arnulf. Sì, lo so che questo posto si chiama Arnulf e figli. No, per i divini, è così evidente. Se il mio Gunnar vedesse come sono ridotta. Questa bottega finalmente sarebbe tornata a prosperare se non avessi perso l'ultima spedizione per colpa tua. Non è che potrei assodarti, vero? Ok, Grazie. attiviamo altre missioni. Troverai dell'oro ad aspettarti. Ho ereditato la bottega da mio marito. Mio marito, Gunnar, è morto circa 5 anni fa. No, come se già il commercio non fosse in crisi. Ora c'è anche violenza nelle strade. Sono stati rinnegati, vero? Perdo decine di spedizioni ogni anno per colpa di quei barbari. E ora sono anche in città. Gli dèi ci aiutano. Io sto ridendo perché alla destra c'è il tizio che continua a Ogni dire: volta che hai bisogno devi di me, andartene, devi andartene. Perché devo andarmene? Era aperto, io entro. dov'è Cosmac? Quell'idiota è andato di nuovo a ubriacarsi alla locanda sangue d'argento a mie spese. Sta aspettando le spedizioni, Lisbeth. Torneranno appena saranno arrivate. Non ci sono spedizioni previste per oggi. Smettila di coprirlo. È mio cugino. Falsifica? Che significa falsifica? Dagli un'altra possibilità, ti prego. D'accordo. Non lo butto Ok. via, ma lo faccio solo per te. Un bel forziere. Ottimo, che culo. Vabbè. Così. Prendiamo oro. Devi andartene. Io non me ne vado. Prima devo rubare di Devi tutto. andartene. Basta, lasciatemi in pace. Perché Swen, tanta fretta? togliti. Devi andartene. Perché continui a chiamarlo Swen? Si chiama Sven. Nani volume 3, non mi interessa. Ok. Esplorazione completata, possiamo uscire da qua. Sto iniziando a preparare dei Cosa video un po' farai qui? diversi. Allontanarmi mai da casa? È questo che vuoi, Endon? Chiuderai la bancarella e niente discussioni. Vuoi Altri arrenderti così solo problemi. perché hai paura? È questo l'insegnamento che vogliamo trasmettere a nostra figlia? Mamma, perché tu e papà state litigando? Non stiamo litigando, stiamo solo. Vuoi che ti prepari qualcosa da mangiare? Mamma e papà parleranno dopo. Hanno creato un mondo veramente vivo. Quando diventerà grande, i miei avi si sono insediati. Ma devo fare una consegna a Calselmo. Perché non vai tu da lui, mia vece? Conosce Markarth? Va Grazie. bene. A volte è difficile avere a che fare con lui, ma sicuramente apprezzerà il tuo Essere aiuto. apprendisti è splendido. Vediamo che dice questo. Io lavoro l'argento. Niente. Mio padre. Dicevo, sto preparando dei video diversi, tagliati, più spensierati e tranquilli. Questi sono dei long play in cui, vabbè,
Non è che io faccia molto nel montaggio, sono dei gameplay appunto integrali in cui sto portando avanti questa mia esperienza in Skyrim a massima difficoltà. Perciò spero che per chi mi segue apprezzi anche appunto questi altri video magari un po' più simpatici e più tranquilli rispetto a questi, meno impegnativi. Io mi occupo del crogiolo di Markarth. Se un operaio non si impegna, ci penso io a motivarlo. Non fai parte dei miei operai. Che cosa ci fai qui? Altro Non ci lavoro. senti per caso? Io mi occupo del crogiolo. Che cosa? No. Però Ok. lascia che sia Nepos il naso a occuparsi di tutte le scartoffie. Povero vecchio, ormai sembra che non passi un giorno senza che qualche operaio scappi sulle colline. Dicendo di non ti piacciono i Nord? Va bene. Però dedicare tutta la propria vita a ucciderli è assurdo. Non posso parlare. Molash mi picchierà se mi fermo. È un dannato despota. I sangue argento lo spingono a farci lavorare sempre più. Non Poveretti. ci pagano quasi niente. Se sbagliamo ci picchiano. E dove sono i nostri cari regnanti Nord? Cosa fanno? Un classico. Puoi ragionare con un orco? Voglio proprio vedere. Ok. Principalmente io e prima lavoravano qui alcune persone del. Abbiamo perso molti uomini valorosi in quella dannata guerra. Cacciamo i Nord, dicevano. Ok, Se questa li missione la trovi. facciamo subito, questo obiettivo secondario, ovvero cercare Speravi di che ragionare Molash con me questo, anche facesse se non so come vedere. fare. Un uomo ha tempo libero per lamentarsi? Che cosa? Mi stai dicendo come comportarmi con i miei operai? Ma hai idea della quantità di metallo che dobbiamo fondere per la famiglia sangue argento? Lo stai ammazzando di lavoro, persuadi, ma non credo di poterlo persuadere. Intimidisci, proviamo a persuaderlo. Va No, bene, ha funzionato. proviamo. Da come parli sembri quasi un ufficiale della legione. Ma ho capito, lo lascerò stare. Spero solo che la nostra percentuale non risalga. culo. Fuggiamo. Non vedi che sto. Non ci credo. Qualcuno prende le nostre difese. Tieni, per me è una settimana di paga, ma te la meriti tutta. 500 mi ha dato. 500 per aver Operaio fatto una valoroso nel crogiolo di discussione, Markarth. un dialogo praticamente, una linea Dai, di si impegna. dialogo. Così io Conveniente. posso andare. Allora, questa cosa è un'altra uscita. No, la miniera. Ok, Va tutto bene? qua ci andiamo dopo. Mamma mia, quanto è grande. Oh mio Dio, mi sono perso già. Allora, noi avevamo esplorato quale parte? Quella parte lì. Ok, bellissima animazione. Ok, deve essersi fatta notte. Il mio vigore si rigenera, quindi no, non può essere no, giorno. Tanti bei lingotti d'acciaio. Ma io me li prendo. E vaffanculo. Ok. Qua siamo sempre alla miniera. Qua sotto un'altra entrata. Enclave. Boh, vabbè. Diamo un'occhiata all'enclave. Sarà un collegamento con Fallout 3. Verso la strada. Forse dove dormono gli schiavi? O dove lavorano gli schiavi? L'enclave non fa per te, fidati. Cosa vuoi? Il luogo dove finisce chi non può permettersi una stanza altrove. Ai tempi in cui aprirono le miniere, qualcuno ebbe l'idea di sistemare dei letti lì. Ecco. Lavoratori, malati, storpi. Eh già, benvenuto a Markarth, viandante. Grazie ai divini puoi scegliere di vivere altrove. Arrivederci. Poveretti. Stanza di Omluag, quello che abbiamo aiutato poco fa. Garve. Non ti conviene restare qui. Non conviene a nessuno. Qui hanno tutti i tremori o la tassia. Ok, abbiamo una stanza per ogni tizio. Io direi che... Boh, le scassiniamo.
Tanto la nostra occupazione principale in questo gioco ormai è questa: scassinare e rubare, cercare di entrare ovunque, fingendoci simpatici, accettando missioni che non completeremo mai, praticamente. Ok, non c'è nessuno. Ma possiamo prenderlo, una nota. Solo questo è rubato. Vabbè, la chiave la prendiamo. Poveretto, vabbè, il cibo glielo lascia. Attenzione, cos'è questo? Uovo di passero delle rocce, gli lasciamo solo il pane. Poveretto, questa sera si sarebbe fatto una frittata, invece non se la farà. Allora, vediamo quella nota cos'era. Vediamo un po'. Dovrei riempire di errore i cuori dei Nord. Vai al mercato, domani saprai cosa fare. Aspetta, forse questo è quello che... quello che ha ucciso fuori. Dovrai riempire il cuore dei Nord di terrore? O forse doveva dare questa lettera a qualcuno ma non è riuscito a darla in tempo? Potrebbe essere quello che è stato ucciso nell'ultimo video, che ha ucciso una signora, una donna, e poi è stato ammazzato a sua volta. Un po' anche da noi. Vediamo qua. Qua non c'è nulla. Sembrerebbe che non ci sia nulla. Salviamo sempre per sicurezza. È veramente, veramente vivo Skyrim. È pazzesco, pazzesco. È veramente un gioco nel quale mi chiuderei, già l'ho detto, se avessi tanto tempo a disposizione. Praticamente ci giocherei tutti i giorni, fin quando non lo finirei veramente al 100%. Ma con calma, giochiamo, con calma andiamo avanti. Allora, qua cos'è? Niente? Niente. Poi che bella la musica. Niente anche qua. Ok. Ok. Niente. Ultima porta. E poi ci dirigeremo alla taverna. Sarebbe il nostro obiettivo finale. Ok, niente nemmeno qua. Solo una stanza aveva delle cose interessanti. Delle cose molto interessanti. Insegnerò a ficcare il naso dove non dovresti. È ora di darti una lezione. Cosa? Qualcuno che non ama che tu vada in giro a fare domande. Oh oh, aiuto! Vediamo cosa sai fare. Allora, devo usare solo le mani, quindi devo disattivare, togliere le armi. Sono state tolte automaticamente, ottimo. Ok, vieni qua. Ma non posso... ma perché non paro? C'è qualcosa che non va. Non capisco perché non riesco a parare con le mani. Forse non si può? Vaffanculo, che cazzo, mi sto facendo ammazzare. Maledizione, forse perché ho cambiato i tasti?
Cioè, non è possibile che non posso scudare. I comandi sono qua. Che rompi. Allora, mano destra rimettiamo questo, e mano sinistra rimettiamo questo. No, cioè, non posso. Forse a mani nude ho un altro tasto per. Per parare? Che cazzo è successo ora? Oh mio dio, siccome ho cambiato i tasti. Ma tutta l'energia gli si è ripresa, ma questo non lo ammazzo mai. Vabbè che alla fine basta tirare pugni e andare indietro. Sì, ma non finirò mai. è invincibile. Ma a che livello sarà? No, cioè, in questa difficoltà è impossibile vincere a pugni. Cazzo. Vaffanculo. Uffa. No. Minchia. Non è giusto. Maledizione. È impossibile. Cioè, cosa devo fare? Ma cioè, sarò costretto ad ignorarlo. Non lo so. Oppure cambiare la difficoltà. Proprio è impossibile. Cosa è successo? Sono morto. E quindi? Ma cos'è? Ho trovato la prima cosa che non mi piace su Skyrim. Il combattimento a mani nude. Siamo rimasti a terra così. Boh, vabbè, carichiamo. Non lo so, sono molto confuso. Allora, devo ricambiare di nuovo i tasti. Che usare questi è terribile perché rimangono premuti e fa gli attacchi pesanti anche quando uno non vuole. Quindi, allora, ok, salta di nuovo qua. Boh, non so cosa dovrei fare. Vabbè. Allora, continuiamo a girare in tondo così e a colpire. Questa lotta ve la taglierò indubbiamente. Non mi farò guardare me che tiro pugni per un'ora. Ma e perché si mettono in mezzo gli altri scassapalle? Oppure ho lasciato le magie, vile magie, le, come si chiamano, le pozioni a casa. Vabbè. Scappiamo un po'. Non pensavo che una rissa sarebbe stata la mia battaglia più dura. Sono rimasto pure incastrato qua. Ok, siamo usciti. Quel montanaro. Il montanaro. Allora, un attimo. Ragioniamo. Non ho un modo. Beh, il bersaglio subisce danni extra. Valore 500. Cioè, devo usare una pergamena che ha il valore 500 per sconfiggere sto stronzo qua. Ma è normale? Va bene. Allora, intanto ci allontaniamo. E salvo la partita. Ecco qua. Perfetto. E adesso proviamo a usare questa pergamena. Usa. Come si usa la pergamena? Dannazione. Come faccio così? Ma che, l'ho usata o non l'ho usata? Come funziona la pergamena? Ma che palle!
Vai, pergamena, forza. No, vabbè. Non posso usare la pergamena. Allora, torniamo a mani nude. Ok. Nel frattempo Sven mi prende per il culo, ma vi sembra giusto? Allora, facciamo così. Picchiamo. Quando è il momento di curarci, cambiamo equipaggiamento. Ecco, tipo ora, aiuto, aiuto, mi uccide. Fuga. Fuga. Oh, oh, aiuto. Allora. Che situazione di merda. Vabbè, però mi sto divertendo. Più magica e più rigenerazione magia. Ma è un... Ma chi è questo? Vabbè. Lasciami in pace. No, ho intenzione di scappare a destra e a sinistra, saltellare come una capretta per riprendere la mia energia. Rissa epica finita male. Ma toglietevi dalle palle. Ok, ho imparato anche a combattere a mani nude. Sto diventando un maestro di Skyrim. Bisogna tirare pugni e poi indietreggiare. La CPU si blocca e tira i colpi a vuoto, più o meno. Oh, oh, aiuto, mi stavo per uccidere. Oh mio Dio, ero senza energia. Ero senza energia. Cacca troia. Ricominciamo. Ma figli di troia, si mettono dietro a fanculo e non mi fanno indietreggiare. Psicopatici maledetti. Ma io dico, ma se questo è così, i draghi come cazzo sono? Attenzione. Togliti, stupido orco di merda. Basta, ma come tengo su? Non funziona. Bernardo Sven che mi prende per il culo. Guardate, guardate. Ci sono questi tre stronzi qua insieme a Sven. Cioè Sven fa parte dei tre stronzi che hanno bloccato la strada e lui non riesce a passare, si avvicina e poi torna indietro. Vabbè. Aumentiamo la nostra capacità di recupero, che non è male. Ah, ecco perché stavo avendo problemi, vero? Perché ho cambiato equipaggiamento e quindi sono meno protetto. Va bene, aspettiamo un altro po', riprendo l'energia e poi mi cambio gli equipaggiamenti e torno a combattere. Oh no, è caduto in acqua. Affanculo, stronzo. Allora, torniamo ad equipaggiarci per bene. Allora, elmo. Corazza elfica. E direi che ci siamo. Ok. Ora ci allontaniamo. Salviamo. E riprendiamo a combattere. Ok. Ok, forza, vieni qua, dai. Fanculo. Rompi palle. Non lo so, io sto provando ad alternare tutti e due i pugni, ma credo che non serva a nulla. Toglietevi dal cazzo. Dio, maledizione. Porca troia, oh. Maledizione, gli ho tolto un sacco di energia.
Caputale si è messo davanti sto testa di cazzo. Vaffanculo. Devo ricaricare, dannazione. Oh! Mamma mia. Mamma mia. Sono pazzo, lo so che sono pazzo. E infatti non è fattibile, non è realistico. È pura follia. Ok. Siamo pronti a tornare a combattere. Non so fare di meglio, se avessi la tua resistenza ti avrei disintegrato minimo già 15 volte. Già 15 di 3, di te, di 3. Madonna santa, se si mettono sti teste di cavolo di nuovo davanti e li colpisco per sbaglio. Forza stronzo, vieni qua. Ok, fuga. Fuga tattica. Stai facendo arrabbiare. Dannazione, toglietevi dalle palle. Allora, quando ci si avvicina la CPU sferra l'attacco, quindi un trucco è premere avanti, poi premere subito appunto indietro e la CPU si illude che io rimanga lì davanti e quindi mi faccia colpire. Ecco, tipo così. Però appunto ci vuole molto tempismo. Ok, ci curiamo, ormai siamo vicini alla fine. Cambio di nuovo di equipaggiamento. Va bene. Credo che dovrei farcela. Forza. Dai che ce la facciamo. Ma devo proprio ucciderlo. Secondo me io impazzisco giocando a questo gioco in questa difficoltà. L'hanno nominato prima. Vieni da me con i pugni alzati. Vuoi che ti dia una lezione? Lasciatemi in pace. Al prossimo video in cui cercheremo di entrare alla taverna di questo posto senza intoppi, speriamo.